Che cosa vuol dire, cioè, provare ad abbinare questi due universi, la riflessione filosofica, che in teoria dovrebbe essere molto astratta, e invece la pratica del gioco del calcio? Rispondo come tento di rispondere dal 2 maggio, da quando dirigo questo blog sul Fatto Quotidiano, sul rapporto tra filosofia e contemporaneità. Coloro che poi intervengono nel blog pensano che la filosofia debba occuparsi solo di certe dimensioni e non debba invece occuparsi di altre dimensioni. Io invece porto avanti la tesi che tutte le dimensioni che emergono in una quale che sia contemporaneità, noi stiamo vivendo la nostra contemporaneità, non possono non essere prese in considerazione. Chi può negare che il calcio nella nostra società abbia, come dire, il rilievo che ha? Nessuno potrebbe. Si tratterebbe di negare l'evidenza. È una forma di intellettualismo pregiudiziale negare l'evidenza del rilievo del calcio. Poi io aggiungo, ma questo non significa chiudersi gli occhi su tutto ciò che nel calcio non va bene, per carità. Io come dire, mi sono formato sul marxismo, sul classico del marxismo occidentale, sulla scuola di Francoforte, quindi ho una visione critica della filosofia. Tengo sempre ben presente questo saggio del 1930 di uno dei due dioscuri della scuola di Francoforte, che è Max Horkheimer, teoria critica e teoria metafisica. C'è una filosofia, come dire, che si concilia con la realtà, che accetta in modo passivo la realtà, e questa è una metafisica regressiva. E c'è invece una filosofia che si confronta senza genuflessioni pregiudiziali con la realtà, perché decide volta per volta ciò che funziona e ciò che non funziona in una realtà. Ecco, io, come dire, mi batto per questa seconda opzione, e ci sono molte cose che nel calcio non funzionano. Adesso ne elenco qualcuna. Vedi il caso per esempio del passato Calciopoli, la rivisitazione di Calciopoli, lo scandalo delle scommesse, ma vediamo al caso più recente, il fair play finanziario. Io proprio da alcuni giorni fa ho, come dire, letto sul Corriere della Sera, e non c'è stato un articolo di Alberto Costa, e non c'è stata ancora una smentita ufficiale, perché esistono le smentite ufficiali, poi c'è anche la via giudiziaria, uno può sempre, rispetto a un articolo che diffama qualcuno, utilizzare, come dire, la via penale, insomma, magari questa è una via estrema, ma in alcuni casi. Ora, in questo articolo si dice testualmente che il Messier Platini, che devo dire non ho mai amato molto, ma non perché ha giocato e vinto con la Juventus, no, per questo, come persona, diciamo, non è una persona, come dire, dal mio punto di vista molto trasparente e molto coerente. Ora, si dà il caso che negli ultimi tempi, proprio negli ultimissimi giorni, il Paris Saint-Germain abbia fatto una politica di acquisti che ha totalmente violato le stesse premesse del fair play finanziario. Ora, in questo articolo si sostiene che Messier Platini non farà assolutamente alcuna reprimenda, come le ha fatte al Chelsea, ai due Manchester, al Milan, all'Inter nel passato, perché suo figlio Laurent Platini è a capo di questa cordata, che è quella che gestisce, come dire, il Paris Saint-Germain. Ora, queste cose vanno, le denuncerei anche se fossero cose, come dire, contraddizioni interne, per carità, alla squadra per cui tifo, né mi chiudo gli occhi sul fatto. L'Inter, insomma, questo mi sembra che lo sanno tutti, ma lo sanno tutti, lo sanno tutti. Io credo che su questo, come dire, no, lo sanno tutti, anche perché l'anno scorso ho trovato un escamotage linguistico che direi, scusate, qualche volta si può pure peccare di una piccola forma di presunzione, mi sono definito un interista non estremista perché sa troppo, ma estremo nel senso della dialettica degli estremi di Walter Benjamin, che è uno dei filosofi che ammiro di più nel Novecento. E che significa estremo? Significa che io sono interista e che, come dire, Walter Benjamin diceva che la tesi e l'antitesi non si toccano, cioè
da una parte c'è la tesi, dall'altra parte c'è l'antitesi. Da una parte ci sono io che sono interista, dall'altra parte ci sono gli altri che non lo sono e non ci tocchiamo, non ci incontriamo. Questo non significa demonizzare gli altri, significa solo che insomma io ho questa specifica identità, quindi sanno tutti, diciamo, questa dizione linguistica che ho scelto per definirmi come interista, tutti la ricordano e quindi ormai sanno tutti, diciamo, che sono interista. E dicevo, quindi, ma io credo che l'aspetto più grave che la contemporaneità ci sta, come dire, dimostrando, è che, come dire, se uno compara gli ultimi 10 anni di tutte le competizioni nazionali, dei principali campionati nazionali, vede che negli ultimi 10 anni a vincere lo scudetto delle rispettive nazioni europee sono state sempre le squadre, diciamo, più ricche. Cioè il divario tra le squadre che possono spendere di più e quelle squadre che possono spendere di meno, invece di essersi ridotto, si è progressivamente allargato. Questo rientra, come dire, è uno degli aspetti della degenerazione, della globalizzazione economica che sta investendo tutto, diciamo, il mondo, anche il calcio. E questo, secondo me, non funziona. Quindi, ecco, che la filosofia non debba occuparsi di calcio mi sembra una forma di intellettualismo disperato, perché il calcio è un fenomeno importante della contemporaneità. Occuparsene non significa chiudersi gli occhi di fronte a quello che il calcio rappresenta. Poi io sono, come dire, sono fautore di una forma di filosofia che io definisco umile, usiamo pure l'aggettivo virgolettato povera, ma in che senso? Cioè la filosofia che decide di confrontarsi con le dimensioni più popolari non è necessariamente una filosofia che riduce il proprio spazio, ma secondo me è una filosofia che lo amplia, che lo eleva, perché la filosofia, qui il direttore del festival, Umberto Curi, che ha scritto questi prolegomeni ad una pop sofia, lo dice sin dall'inizio, la filosofia sin dalle origini è stata una filosofia che ha indagato le dimensioni popolari. Io faccio sempre l'esempio di Aristotele e della tragedia. Ma Aristotele si è occupato della tragedia perché nel suo tempo la tragedia era un genere popolarissimo. Quando Kierkegaard, nella prima parte del suo celebre Out, si occupa per, come dire, sviscerare e approfondire la dimensione estetica, si occupa di Mozart e del Don Giovanni, e Mozart è come musicista, il Don Giovanni come opera erano popolarissimi. Quindi i concetti di popolare e di classico non sono, io credo che, diciamo, un critico come appunto Massimo Ravelli lo possa confermare, non sono dei concetti statici, immobili, cioè sono delle, come dire, in fondo delle condizioni che variano con il variare del tempo. Ecco, quindi irrigidirsi pregiudizialmente sul fatto che la filosofia dovrebbe occuparsi solo di dimensioni che sono presuntivamente classiche e non di quelle che sono più popolari è un errore filosoficamente proprio terribile, gravissimo, anche perché, e qui finisco, do la parola anche agli altri, la filosofia molto dal calcio. Anche io faccio l'esempio di due grandi, faccio sempre questo esempio di due allenatori che considero avere, come dire, una forma mentale, una vocazione che io definisco generalista. Secondo me chi ha una formazione e una forma mentis generalista ha sempre, come dire, una marcia in più rispetto agli altri, e sono Arrigo Sacchi e José Mourinho. Di Sacchi mi ha sempre colpito questa osservazione, che ho trovato sempre estremamente intelligente, perché è una osservazione che poi ha fatto uno dei filosofi più importanti della storia del pensiero, che è Leibniz, uno dei più geniali, anche pochissimo studiato e un po' misconosciuto, ma sicuramente tra i più